Ben ritrovati nella mia cucina o benvenuti se è la prima volta che vedete un mio video. Sono Chef Alex. Allora, questa ricetta prende spunto da un'altra ricetta e vi metto qua il link, che è la tartare di tonno rosso su crema di mozzarella di bufala campana DOP. È una ricetta che mi ha insegnato lo chef Luigi Pomata, ristorante omonimo stellato a Cagliari. Lui ha una sua tonnara a Carloforte e sul tonno è veramente un maestro. E dato che ho fatto il video precedente, anzi, e vi metto anche di quello il link, dove ho fatto la pasta, dove ho usato sia la crema di mozzarella appunto di bufala, sia l'olio al rosmarino, quindi per vedere come le ho fatte, potete andare a vedere quel video. La crema di mozzarella effettivamente l'ho fatta un po' diversa rispetto a quella della tartare, però mi è rimasta un po' di crema di mozzarella, mi è rimasto l'olio al rosmarino, ho un bellissimo trancio di tonno rosso, inventiamo qualcos'altro. E quindi stasera andiamo a fare invece una tagliata di tonno rosso. Allora, questo trancio è abbattuto. Per la legge, meno 19 gradi, almeno 72 ore. Io vado a meno 23, almeno 96 ore. E quindi vado via tranquillo. Se però non avete la possibilità col freezer di andare a queste temperature o non vi sentite confidenti con l'abbattimento, potete prendere una padella, mettere 3 cucchiai d'olio e andare a scottarlo qualche minuto per lato. Lui prenderà colore, diventerà bianco. Quando arriva a metà, il bianco lo giriamo e facciamo colorare di bianco in modo uniforme, quindi possiamo dargli una scottata se non ci fidiamo a mangiarlo crudo. Altre cose che ci servono: succo di limone, io ho quello già pronto, va bene anche spremerlo, mi raccomando sempre col filtrando per evitare che vadano semini, della salsa di soia salata e del pepe nero. Questo è tutto, è una cosa veramente semplicissima, adesso lo vedremo, ma con un risultato veramente da chef. Ora andiamo a vedere tutti i passaggi. Per prima cosa è importante che, se abbiamo fatto l'abbattimento noi, lo tiriamo fuori dal freezer il giorno prima, lo lasciamo scongelare in frigorifero. Dopodiché, un paio d'ore prima di consumarlo, lo tiriamo fuori perché lui deve essere a temperatura ambiente. E altra cosa molto importante, soprattutto se poi dovete andare a spadellarlo, è di tamponarlo. Primo, per evitare schizzi dell'acqua con l'olio. Seconda cosa, il tonno, esattamente come il pesce spada, se non è bello asciutto, quell'acqua tenderà a lessarlo, e quindi chissà quante volte vi è capitato di mangiare una bistecca di pesce spada che sapeva di suola, di scarpe, legnosa. Il paradosso è che più è asciutto il pesce, più assaporeremo i suoi grassi e i suoi liquidi. Se invece c'è dentro l'acqua, ci becchiamo il pesce lesso, gnocco. Quindi mi raccomando, una bella tamponata e andiamo a tagliarlo. Ok, adesso andiamo a metterlo in un piattino. Andiamo a fare una leggera marinatura con un goccio di succo di limone e un goccio, parliamo di un cucchiaino e mezzo di succo di limone e di salsa di soia. Andiamo a girarlo bene e lo lasciamo un 10-15 minuti. Non ho messo sale perché ho usato appunto la soia salata. Se avete quella non salata, potete mettere anche un pizzichino di sale. Ci vediamo fra un 10 minuti, un quarto d'ora. E dopo un 5 minuti andiamo a dargli una girata per fargli prendere bene tutta la marinatura. Sono passati 10 minuti, andiamo a comporre il nostro piatto. Crema di mozzarella di bufala campana DOP. Mamma mia. Qui
questi poi ce li mangiamo a parte. E qualche goccia di olio rosmarino a decorare. Il nostro piatto è pronto, andiamo a tavola per la prova dell'assaggio e l'ultimo passaggio. Benvenuti a tavola con me per la prova dell'assaggio, l'ultimo passaggio. Ovviamente io vi ringrazio se vi siete iscritti già al canale per supportarmi, perché dico sempre appunto che se YouTube non vede nuovi iscritti pensa che il canale fa cagare e me lo affonda. Grazie, grazie di cuore se ti iscrivi guardando questo video e se metti un bel like se ti è piaciuto. Condividilo con tutti gli amici e seguimi anche su Instagram, dove avrai dei vantaggi perché oltre agli spoiler, alle anticipazioni di quello che porterò sul canale, trovi anche altri contenuti extra, ricette magari più semplici dell'idea dell'ultimo minuto di cosa faccio stasera e anche un po' di ironia e umorismo nel mondo della cucina. Detto questo, perché bisogna pregarvi per l'iscrizione e per un supporto, andiamo a chiudere il piatto. Un pizzico di pepe a gusto, ovviamente. Oltre al pepe possiamo metterci anche magari qualcos'altro, ecco, quindi sempre a vostro gusto, dello zenzero o ancora del succo di limone, altre salsine, a vostro piacimento. Anzi, fatemi sapere nei commenti se provate questo piatto e se lo sperimentate anche con condimenti diversi. Ora andiamo ad assaggiarlo, anche se io so già benissimo com'è. L'idea di Luigi Pomata è geniale e anche in questa versione è veramente qualcosa di pazzesco, buonissima, mamma mia. Non trovo gli aggettivi, dovete provarla. Provatela perché è veramente squisita questa ricetta. Io vi auguro un buon appetito, vado a divorarmi questo piatto e gli avanzi dell'impiattamento e noi ci vediamo alla prossima video figata di Chef Alex. Muah!